Toscana non possiamo che accogliere con assoluto favore l'impegno di questa amministrazione comunale, della sindaca Valentina Avalli, dell'assessora Nadia Garuglieri, perché puntare, scommettere, valorizzare il ruolo fondamentale che ha l'educazione in tutto il segmento 0-6 anni è per noi fondamentale ed è un pilastro delle nostre politiche a livello regionale. Non a caso abbiamo inserito ormai da anni il segmento dell'educazione all'interno dell'assessorato che si occupa di istruzione, perché crediamo davvero che scommettere sui nidi, sulle scuole dell'infanzia, sia il primo tassello di quel percorso di crescita per promuovere il successo scolastico, il successo personale, poi successivo anche delle nostre bambine e dei nostri bambini, ma soprattutto per prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica. Sono dei percorsi educativi innovativi per quello che riguarda la copertura della cosiddetta età prescolare, quindi dei bambini che vanno dagli 0 ai 6 anni. Sono dei progetti innovativi, fino a qualche anno fa dei progetti sperimentali, oggi adottati in maniera formale in gran parte dell'Italia e finalmente arrivano anche a San Giovanni Valdarno. Noi abbiamo voluto anticipare l'inizio del nuovo anno scolastico in cui uno di questi percorsi educativi partirà in maniera ufficiale nell'Istituto Masaccio, quindi alla scuola Don Milani La Pira, da un convegno che spiegasse e andasse a spiegare il valore di questi percorsi educativi. Siamo particolarmente contenti di avere dei relatori importanti in questo nostro convegno, non soltanto l'Ufficio Scolastico Regionale, l'Assessorato Regionale, ma anche chi ha lavorato approfonditamente su queste tematiche, perché poi lo 06 è un progetto eminentemente di natura educativo-pedagogica, e poi in ultimo anche il fatto che abbiamo vinto un bando PNRR che ci consentirà di realizzare proprio una struttura interamente dedicata alla 06, completamente nuova e completamente moderna. Dunque, è un elemento di novità che si iscrive in un progetto di riforma molto importante che 6 anni fa, compiamo 3 settimane fa i primi 6 anni di vita, consegna al nostro Paese la prospettiva di individuare lo 06 non come la prescuola, ma come il primo segmento del sistema di educazione e istruzione del nostro Paese. È una novità importante che sottolinea il valore della formazione e dell'educazione a partire dalla nascita. È un percorso che si sta attuando gradualmente, ma all'interno del quale molte esperienze locali sono un vero e proprio laboratorio di innovazione e sperimentazione. Dunque dobbiamo pensare con fiducia a questa prospettiva e dobbiamo pensare come sia molto importante investire sull'educazione a partire dai primi anni di vita, perché questa è la migliore premessa e promessa per costruire un futuro migliore.